Università degli Studi di Perugia. Il mio intervento verte sull'antirussismo romeno negli anni 30. Se partiamo da una definizione di antirussismo come contrapposizione identitaria al mondo slavo, possiamo dire che nella storia romena questa categoria viene utilizzata, si può utilizzare solo nella sua, diciamo, accezione di antirussismo. L'antirussismo, ovvero l'avversione al mondo russo, emerge in Romania già nell'Ottocento e accompagna la formazione dello Stato nazionale, una formazione rispetto alla quale la Russia assume una posizione ambigua, in certe fasi di sostegno, in certe fasi di contrapposizione, perché resta aperta nei rapporti tra Romania e Russia la questione del confine orientale e soprattutto in particolare la questione della contesa sul territorio della Bessarabia, che diventa un po' il fulcro della ostilità reciproca tra i due paesi e che nel corso dell'Ottocento fa maturare una ostilità, una avversione che comincia ad essere strutturata da alcuni intellettuali anche nella forma di una elaborazione di questa contrapposizione in forma di contrapposizione identitaria. Ma il vero e proprio salto di qualità nell'antirussismo romeno si registra dopo la Prima Guerra Mondiale. Perché? Perché dopo la Prima Guerra Mondiale cambiano molte cose, cambia il contesto geopolitico mondiale, e quindi emergono dei sistemi politici fortemente ideologizzati e la Russia diventa il polo di riferimento di uno di questi due estremi ideologici, il comunismo. Cambia la struttura geopolitica dei confini sul continente e la Romania ne beneficia perché dopo la Prima Guerra Mondiale amplia enormemente il suo territorio, raddoppiandolo e inglobando anche la contesa Bessarabia. Cambia la realtà interna della Romania perché matura un nazionalismo di tipo diverso, fortemente ideologizzato e che identifica la matrice originaria dei valori costituenti dell'identità nazionale romena nei valori ortodossi, quindi un'accezione spiritualista. Da questo parte l'elaborazione intellettuale di alcuni grandi personaggi di enorme levatura culturale, di orientamento antiliberale e nazionalista, e da qui si sviluppano tutta una serie di movimenti antisemiti cresciuti nelle università e diffusi nelle campagne, a loro volta di orientamento antisemita ortodossista. Dalla matrice ortodossista emergono due grandi linee, l'antisemitismo che però nella storia romena è tradizionale e l'anticomunismo che si saldano insieme nella fortissima ostilità alla Russia. La Russia viene considerata un po' la massima rappresentazione, la massima espressione di queste due caratteristiche negate dagli intellettuali ortodossisti e proprio per questo l'avversione alla Russia non soltanto si ravviva nel corso degli anni 30, ma assume una caratteristica che nel secolo precedente non aveva avuto, ovvero diventa una vera e propria contrapposizione identitaria. La Russia viene percepita come la minaccia ai valori costituenti dell'identità nazionale romena, proprio perché comunista e proprio perché al suo interno, dicono questi intellettuali, dicono i movimenti antisemiti romeni, si annida in realtà il cuore della cultura semita. Esponenti di spicco della leadership bolscevica sono di origine ebraica, tanto per citarne uno, Litvinov. E quindi questa identificazione porta ad una negazione, a una contrapposizione alla Russia anche in chiave appunto identitaria. Da questo punto di vista gli anni 30 rappresentano lo sviluppo di quel sentimento maturato nell'Ottocento, ma che si arricchisce di nuovi temi e che diventa uno strumento anche ideologico, identitario all'interno, ma di contrapposizione verso l'esterno e di identificazione del mondo slavo come un qualcosa di altro da sé.